La storia della Fontana dei Papi. Attilio Della Porta, nel suo libro Cava Sacra, attribuisce il nome di questa fontana, in realtà della zona detta Li Papi, a un testamento del 1582 di un certo Gregorio Papa. Lo stesso dice che lascia dei fondi per la costruzione di una chiesa della Madonna del Carmine, e questa chiesa era detta anche la Madonna dei Papi. Nella parte conclusiva del capitolo interessato proprio a questa chiesa dice che c'è nella zona vicino alla chiesa una fontana detta dei Papi, quindi attribuisce questo nome della fontana proprio ai Papi, a questo Papa che dà questo testamento. Beh, questo è un errore abbastanza importante, vedremo in questa puntata perché questo è un errore importante e soprattutto scopriremo perché la fontana è detta dei Papi. Da questo errore di Attilio Della Porta parte la nuova puntata di Itinere, storie di ieri di oggi del gruppo Cava Storia e la Rete. Abbiamo accettato che c'è un errore. L'errore grave di Attilio Della Porta è quello di aver confuso proprio l'atto notarile, nel senso in che punto era posizionata questa chiesa. Beh, l'atto notarile esiste ed è un atto del notaio Luca Antonio De Marino o De Marinis ed è conservato a Salerno all'Archivio di Stato. Il 1582, in realtà il 7 di novembre di quell'anno, il signore testamentario Gregorio Papa chiama appunto il notaio per redigere il suo testamento. All'interno del testamento c'è tutta la spiegazione e l'errore che fa lo stesso Della Porta. Gregorio dice: Gregorio testatore vole, ordine et comanda, il logo detto Li Papa, se faccio un'ecclesia, se ho cappella con cona, del vocabolo de Santa Maria del Carmelo. In realtà qual è stato l'errore? È che la chiesa viene costruita, ed è quella che vediamo alle mie spalle, lei è dedicata alla Madonna del Carmelo o del Carmine, ma la zona non è Sant'Arcangelo, ma bensì l'Annunziata, è quella che vediamo. Infatti Gregorio lascerà una parte dei suoi averi qui sulla frazione Annunziata, nella zona detta Li Papa, per la costruzione di questa cappella che inizierà la sua costruzione nel 1601. Più tardi il notaio, in questo caso il notaio Ottavio Coda, va a rilasciare dei vari testamenti ma anche dei lasciti, e all'interno di questi lasciti si ritrova il casale degli Rosi et Papa. Inoltre ritroveremo questa chiesa in vari altri documenti, come ad esempio i catastionciari, ma purtroppo poi dobbiamo dire che nel 1943 la chiesa viene bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale e inoltre ha subito il terremoto del 1980. Oggi di quella chiesa del 1601 e quella famosa chiesa della Madonna del Carmelo o del Carmine, detto Li Papi, che ricordiamo che è qui all'Annunziata e non a Sant'Arcangelo, è rimasto solamente questo portone del 600 e purtroppo solamente quattro mura. Beh, allora dobbiamo semplicemente spostarci per iniziare a capire un po' la storia della Fontana dei Papi, lasciamo l'Annunziata e la vera chiesa della Madonna del Carmelo, detta dei Papi, e andiamo a Sant'Arcangelo a vedere proprio questa famosa fontana. Seguiteci.
Ed eccoci giunti alla zona detta Tagliaferri Curti, come veniva detto anticamente. Questa è proprio la cappella della Madonna del Carmine, della zona delle Curti e dei Tagliaferri, che vediamo subito non può essere quella del 1582, dato che la data di costruzione della chiesa è riportata proprio sopra il portone, il 1735. All'interno della cappella ritroviamo un nuovo riferimento al 1735, che è dato da questa lapide purtroppo scolorita, dove sotto proprio alla fine c'era scritto in religiosa pietatis 1735. Altre conferme e soprattutto documenti del notaio si ritrovano in un testamento del 29 marzo del 1737. All'interno di questo testamento, che è stato erogato da Domenico Salsano, il notaio, un certo Biagio della Corte, un ricco mercante, lascia un lascito proprio alla chiesa della Madonna del Carmine o del Ponte, che è nuovamente eretta perché era stata costruita da appena 2 anni. La particolarità assoluta però è che questa chiesa, come dicevamo, è pienamente legata alla fontana, che è cosiddetta degli Papi. In che modo? Beh, il 10 giugno del 1738 un certo notaio, Lorenzo Tagliaferri, va a rogare un'idea, in realtà, che ha avuto un suo parente probabilmente, il nobiluomo Paolo Tagliaferri. Paolo Tagliaferri decide di concedere la possibilità di far passare una tubatura all'interno dei suoi territori. I territori sono quelli che è chiamato del Ponte, e proprio per questo probabilmente la Madonna è detta anche del Ponte, e soprattutto un'altra terra, un altro pezzo di terreno che si chiama La Pilla. La Pilla sarà il punto dove, diciamo, la sorgente che darà vita all'originaria fontana. Cosa succede? Succede che lo stesso Tagliaferri all'interno dell'atto scrive che questa donazione, diciamo così, del terreno è stato fatto per fare un corso per portare l'acqua avanti di detta cappella, e con far detto corso apporterebbe assai utile a detta cappella e maggior devozione con corso di gente. Lo stesso continua dicendo che grazie proprio a questo corso, a questa sorgente d'acqua, i fedeli più facilmente vengono a visitare detta gloriosa Vergine di Santa Maria di Monte Carmelo, e da ciò si faccia detto corso e fonte avanti detta cappella. Quindi possiamo dire che il 1738 è l'anno che segna la nascita della fontana, che verrà detta per dopo il Novecento la fontana degli Papi, ma in realtà potremmo anche dire che la fontana in realtà dei Tagliaferro. Dopo aver visto la data di costruzione della fontana nel 1738, possiamo anche dare la prima illustrazione della fontana stessa. Infatti nel 1768 il signore Martino Moio chiama il notaio e tavolaro Teofilo Salsano per farsi apprezzare un territorio che ha acquistato dai signori Tagliaferro. Nell'apprezzo proprio del tavolaro Teofilo Salsano del 15 febbraio del 1768 è riportato il terreno. Particolarità assoluta è che all'interno del terreno passa l'acquedotto, cioè la tubatura che porta l'acqua alla fontana, e ancor più è riportata, molto stilizzata, una fontana, una fonte pubblica, che è proprio la fontana di Sant'Arcangelo. E ancor più il tavolaro riporta due disegni, il primo che è fatto puramente con l'inchiostro dell'epoca e il secondo un disegno colore della fontana e della tubatura stessa. Dopo aver visto la creazione e la costruzione della fontana del 1738 e anche la prima rappresentazione, possiamo addirittura parlarvi della prima descrizione. Infatti nel 1784, in realtà il 21 di luglio, il tavolaro Antonio Buongiorno viene chiamato dalla vedova di Martino Moio. Martino Moio infatti muore e rimanda tutto alla moglie e ai figli che sono minorenni. La stessa vedova allora richiama per far riapprezzare il territorio, e il tavolaro Buongiorno decide di riportare di nuovo il disegno, che poi è una sorta di copia del disegno del tavolaro Salsano, e oltre a ciò rimanda anche ad una descrizione. La descrizione della fontana infatti è questa. Dice il tavolaro: vi è una fontana di acqua perenda con sua nicchia, con mascaroni e cannelle di ferro, pilastratura
e Cimasa e con vasca su Eufonte in piedi con lavatoio a costo. È proprio la descrizione della fontana barocca che vediamo, infatti possiamo vedere subito i due mascheroni, le due cannelle per l'acqua, la nicchia, la pilastratura e soprattutto la cimosa, cioè la cimasa, cioè tutta la parte inerente proprio la cornice. Da questo momento solo una serie di difficoltà, addirittura un lungo periodo di secca, e di questo problema ci parlerà proprio l'amico Ferdinando Giordano. Ferdinando, ciao, buonasera. Buonasera. Allora, l'anno, soprattutto il secolo 1800, è caratterizzato da alcuni avvenimenti che saranno in particolar modo sconvolgenti per l'esistenza della fontana. Nel 1819 e nel 1820 i capi famiglia della zona, quindi soprattutto di Tagliaferri e dei Licurti, cosa fanno? Chiedono al sindaco di Cava, ovviamente di Cava, chiedono di dare in modo di prendere una parte dell'acqua che proviene dal corpo di Cava per dare in modo di prendere ed animare questa fontana, e in più chiedono anche di erigere un nuovo tipo di fontana. Il sindaco, ovviamente, pur condividendo questa lodevole iniziativa, dirà semplicemente: se lo volete fare, provvedete voi a vostre spese. Quindi se ne lava le mani in un certo qual modo. Si tolgono di mezzo. Nel 1825 succede che l'amministrazione comunale si interessa in parte del ripristino della fontana e quindi manda un tecnico, un certo Filippo Di Luigi, a prendere e constatare lo stato attuale di quel momento della fontana e dare modo di prendere e di calcolare la stima per eventuali spese intorno al lavoro che si deve ottenere in quel momento. Lui, il Di Luigi, constata che praticamente all'interno l'impianto idrico, quindi la tubolatura, è ostruita da radice e soprattutto è mezzo otturata. Però, visto questo, propone al sindaco e a 10 famiglie della zona di prendere e suddividere i lavori in modo da poter permettere anche a queste 10 famiglie di prendere acqua per uso comune. Non si fa nulla, non si sa nulla, perché un anno dopo, nel 1826, succede che fanno la stessa richiesta di quella del 1819-1820. Addirittura era una raccolta firme delle firme delle persone. Una raccolta firme con tanto di supplica, di preghiera, affinché fosse presa una parte di quell'acqua che dal corpo di Cava scendeva attraverso un acquedotto e andava a rifornire la pubblica fontana a Piazza Duomo, quella del Duomo. E allora il loro intento era semplicemente di prendere quest'acqua e di animare la fontana sopra il ponte di fronte alla chiesa della Madonna del Carmine. In quel periodo Cava si viveva con una forte siccità e quindi quell'acqua che proveniva dal corpo di Cava era abbastanza utile, era soltanto utile per alimentare la fontana del centro. A questo punto addirittura ritroviamo una persona detta lo Giudeo, il Giudeo, che addirittura va a rovinare la tubatura antica della fontana. Negli anni successivi, nel 1833, questa persona si chiamava Vincenzo Di Marino, era detto Giudeo, e oltre ad essere un negoziante di professione era anche un possidente, e quindi avendo modo di cogliere l'attimo a suo favore, prese l'impianto idrico della fontana e lo indirizzò a livello personale, quindi a discapito della popolazione locale. Il comune si accorse che era in atto una frode e quindi intimò questo Di Marino di prendere e di sistemare tutto come era nella versione originaria. Lui ancora se ne infischiò, tant'è vero che fece perdere del tempo, nel frattempo i sindaci si erano succeduti l'un con l'altro, e poi dopodiché nel dicembre del 1833 l'intendenza del Principato di Citra, l'attuale provincia di Salerno, sollecita il municipio affinché stroncasse definitivamente l'opera illecita di questo Di Marino e ripristinasse tutto in maniera definitiva a sue spese. Ovviamente anche il comune doveva fare la sua piccola parte facendo dei lavori di circostanza, una sorta di punizione per una noncuranza dovuta a chi doveva controllare in quel periodo. Perfetto. C'è da dire però che il 33 non è l'anno, diciamo, della riattazione della fontana, ma vedremo a breve che ci saranno ancora altre difficoltà e li vedremo per chiudere proprio questa puntata. Intanto ti ringraziamo Ferdinando, grazie per il tuo aiuto. Ciao.
Beh, come abbiamo visto, fino al 33 ci sono queste difficoltà, ma abbiamo detto che non finiscono. Infatti nel 1879 arriva una richiesta. La richiesta è quella dei 10 particolari, perché quest'acqua che veniva dal Corpo di Cava era stata indirizzata buona parte alla fontana del centro, diciamo quella dove sta adesso la piazza Vittorio Emanuele III, ma era detta piazza del Duomo, e questa fontana costruita intorno al 1818. Quest'acqua, l'altra metà di quest'acqua, serviva a 10 particolari, 10 famiglie. Cosa successe? Che nel 79, per obbliare anche la mancanza dell'acqua a questa fontana, l'amministrazione comunale decide di impiantare un fontanino. Il fontanino viene impiantato nella zona più alta, quindi verso Sant'Arcangelo, e le persone che fanno richiesta per farlo eliminare, perché effettivamente prendeva una parte dell'acqua che serviva proprio alle case di queste persone, sono il signor Matteo Ioele e Gennaro Guida. Gli stessi, il 3 luglio del 1879, questo documento però verrà presentato alla giunta il 16 luglio del 1879, decidono di scrivere queste cose all'amministrazione. Infatti scrivono che bisogna sopprimere l'indebito e mai consentito fontanino che era stato installato alla contrada Largo della Croce in Sant'Arcangelo. Proprio da questo intervento di questi signori verrà sospesa, diciamo così, l'acqua pubblica a Sant'Arcangelo, o almeno in questa zona. Da questo intervento parte il motivo probabilmente del nome della fontana degli Papi. Infatti il 26 ottobre del 1879 una persona che aveva proprietà proprio in questa zona scrive all'amministrazione comunale e scrive queste parole: il sottoscritto, vedremo alla fine poi il nome della persona, trovandosi ad abitare nella frazione di Sant'Arcangela, sito in contrada Santa Maria del Ponte, nel quale sito vedesi privo di acqua, mezzo necessario alla vita, poiché è cosa nota che in quel recinto, nella sua dimora sprovveduto di pozzi e fontane, vedesi costretto l'esponente di avanzare i suoi reclami a codesta commissione, onde si benignerà aprire la vecchia fontana al ponte, quindi richiede proprio l'apertura di questa fontana al ponte, in sostituzione del fontanino chiuso, la di cui spesa occorrevole non è molto vistosa, poiché esiste la pubblica vasca, che è quella che vediamo alle mie spalle, e i cammini antichissimi, cioè la tubatura che porta l'acqua a questa fontana. Ed essendo cosa molto vantaggiosa ed utile per pubblico e naturali del paese, si spera l'esponente che la commissione voglia far plauso in fin dei conti della sua richiesta. Conclude questa sua richiesta scrivendo: tanto spera e si augura che il Consiglio faccia buon viso a quanto di sopra si è esposto. La firma della persona che manda questo documento è la firma di Mosè Papa. Quindi è possibile che dalla riattazione in seguito a questa richiesta di questo Mosè Papa e non di quel primitivo Papa che abbiamo visto nel documento del 1582, cioè Gregorio Papa, ha origine il nome della fontana di Sant'Arcangelo, o anche detta degli Papi. Da questo momento abbiamo solo una serie di immagini, vari quadri anche della scuola di Posillipo e anche una fotografia di inizio Novecento che ritrae proprio la fontana. Beh, possiamo dire che nel 1991 esce un articolo sul giornale Lo Scacciaventi che rimanda al restauro proprio di questa fontana. Il restauro verrà fatto dall'Associazione Italia Nuova nel 1993. Concludiamo questa puntata ringraziando Don Giovanni Pisacane e Pasquale Vitale per averci dato la possibilità di entrare all'interno della chiesa della Madonna del Carmelo del Ponte, e soprattutto ringraziamo Salvatore Milano e la professoressa, anzi la dottoressa Beatrice Sparano, che ci hanno dato una serie di informazioni. Vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima puntata di Itinere. Arrivederci.